Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi faremo un video diverso dal solito. Parliamo infatti di Pokémon e più precisamente del gioco di carte collezionabili. Come sapete, il 2 febbraio è uscita la nuova espansione Ultra Prisma, la quinta della serie Sole e Luna, che introduce le carte Stella Prisma e il ritorno della zona perduta. Ma noi oggi qui non siamo per parlare dell'espansione e delle sue caratteristiche, ma di miti e leggende legate ai pacchetti in particolare. Cosa andremo a sfatare o a confermare oggi? Beh, sicuramente due teorie. La prima è quella della striscia argentata, la seconda è quella del peso dei pacchetti. La teoria della striscia argentata è quella che ho trovato su internet che parla di questo fatto. In alcuni pacchetti si può vedere che c'è una striscia argentata nella confezione o nel lato superiore o nel lato inferiore. Eccola qui. Si dice che nei pacchetti in cui è presente questa striscia ci siano le carte più rare. Bene, nei nostri 18 pacchetti che abbiamo comprato dal sito Card Game Club ho trovato 4 bustine con la striscia argentata, che adesso andiamo a segnare con questi post-it. 1, 2, 3 e 4. Queste sono no le nostre bustine con la striscia argentata. Adesso invece, con tutte le altre 14 bustine, eccole qui, ci spostiamo e le andiamo a pesare con un bilancino di precisione per verificare se la teoria del peso o meno dei pacchetti è vera. Bene, allora siamo pronti per la pesa. Scriveremo il peso qui su questi post-it e li attaccheremo alle bustine. Allora, iniziamo. La bilancia tarata. Togliamo questo per non falsare la misura. 21,15. Bene, allora abbiamo appena finito di pesare le nostre bustine. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 bustine con peso intorno a 21,56-57 grammi. 2 bustine 21,61-63. 3 bustine 21,48-50. 2 bustine 21,66-67. 2 bustine 21,77. Una 21,71, due 21,75 e una 21,81. Che ci sia la fuoriserie qui, non resta che scoprirlo. Uno, due, tre, quattro e uno e due dietro. Reverse holo e una normale. Una cosa è sicura. Comunque le carte, i pacchetti più pesanti,
Stiamo parlando di 0,03 grammi, 2 grammi, 3 grammi. Ci sono comunque le carte olografiche. Mentre a questi le carte olografiche non ci sono. Quindi, per il momento, questa serie di pacchetti è andata. Mettiamo tutti insieme. E prepariamoci a aprire i prossimi 10. Attenzione, ho visto qualcosa. Però potrebbe essere semplicemente la reversola. Sembra nera. No. Oh, un giradina Stella Prisma. Era nera, in effetti. Queste le carte Stella Prisma sono quelle col bordo nero. E un Drapion normale. Rotom lavaggio, rotom lavatrice, Versolo e... Attenzione, non è una carta nera, è qualcosa di più. È una GX, Glaceon GX. Al pacchetto da 21,67. Quindi, attenzione, sta per decadere tutta la teoria. Anzi, diciamo che per adesso è tutta decaduta. Pacchetto con le cose. C'è qualcosa, c'è un'altra carta GX qua. Io noto anche che il colore della barra qui è leggermente più scuro di quest'altra carta. Eevee Reverse e Silvally GX. Io noto questa differenza, ma non so se la riesco a far vedere. Ecco, così si dovrebbe vedere. Questa carta, la carta GX, ha il bordo più scuro della carta normale. Potrebbe essere una coincidenza? Potrebbe essere il famoso pacchetto con la striscia? Ultimo pacchetto, 21,81. Ora va, ora spacca. Ci sarà una fuoriserie? Ci sarà una full art. Ho visto qualcosa. È la full art. Ho sentito qualcosa che graffiava. Questa carta è quella che ha il testo sbagliato. Se andate sul sito dell'ufficiale Pokémon c'è la versione corretta. È stata stampata male. E attenzione, la carta full art è la non è la full art, è la full art. Bell'occhio, full art. Allora, che cosa possiamo concludere? Che effettivamente al pacchetto più pesante c'era la full art. Al pacchetto da 21,81 c'era non solo la full art, ma una Stella Prisma. Al 21,77 c'era una GX. Al 21,67 c'era una GX.
Al 21,74, e nonostante sia più pesante di questo, non c'era una GX, ma c'era solo un Holo. E ovviamente tutti quelli più leggeri, diciamo al di sotto dei 21,70 grammi, a quanto pare è escluso trovare GX Full Art Hyper. Bene, per il momento è tutto. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e speriamo soprattutto che ce ne saranno altri. Arrivederci e continuate a seguirci sul mio canale. Ciao ciao!